riapertura del mulino storico Sant'Antonio, adiacente alla chiesa nell'omonima piazza nei pressi della stazione centrale, è l'occasione per proporre la manifestazione Pane al pane, il ciclo del grano, organizzata dal Sistema Museale di Ateneo in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta. Realizzato a cavallo del XIX e XX secolo dal Regio Esercito Italiano, in quello che fu il convento di Sant'Antonio da Padova, fondato nel 1630, il mulino operò per oltre mezzo secolo. I locali che lo ospitano sono stati oggetto di una straordinaria azione di recupero da parte dell'Università di Palermo, che ha acquisito l'intero complesso nel 2004. L'apertura di questi spazi, che hanno di per sé un fascino straordinario e che si prestano alla più diversa utilizzazione espositiva e museale, è l'occasione per celebrare il ciclo del grano, o meglio, il suo prodotto principe, il pane, elemento essenziale della cultura e della dieta mediterranea. Immagini ed elementi del ciclo del pane, dalla spiga agli sfarinati, dalle madri acide ai pani. L'inaugurazione è patrocinata da Confcommercio ed Assipan, associazione panificatori affini di Confcommercio Palermo, che coordineranno l'esposizione di prodotti artigianali realizzati da alcuni degli operatori del settore pianificazione del capoluogo. Saranno presenti anche il pane di pasta dura del Ragusano e il pane nero di Castelvetrano. Oggi si inaugura questa mostra, devo dire che è anche l'occasione per riproporre all'attenzione della città questo luogo appunto di Sant'Antonino, questo complesso di Sant'Antonino. Complesso di Sant'Antonino che ha già una funzione molto importante da un punto di vista della formazione, nel senso che questo è il luogo del CLA, del Centro Linguistico di Ateneo, una parte degli insegnamenti di lingue vengono appunto impartiti qui. Questo è un luogo importantissimo anche da un punto di vista dell'accoglienza e dell'integrazione, perché qui c'è la scuola di italiano per stranieri e quindi ci sono tutti quanti questi aspetti. A questo si unisce oggi e si rafforza anche la cosiddetta terza missione appunto dell'università, e quindi l'inserimento di Sant'Antonino nel sistema museale dell'università, intesa proprio come apertura al territorio, come presentazione al territorio di mostre, di esposizioni, restituzione culturale al territorio. Oggi, in particolare per quanto riguarda questo straordinario esempio di archeologia industriale, cioè questo mulino è un esempio di archeologia industriale di grande rilevanza, ma non è soltanto questo, non è soltanto l'aspetto tecnologico o appunto industriale, c'è anche un aspetto antropologico, etnoantropologico, quindi di valorizzazione di una cultura del pane che è naturalmente fondamentale nella nostra terra e che viene proprio fortissimamente valorizzata. E questo ci porta in avanti, nel senso che l'idea è quella, nei prossimi mesi, davvero nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di fare sì che anche il complesso di Sant'Antonino sia un pezzo di questa terza missione, di questa componente museale, espositiva dell'università, e quindi oggi il pane, ma immediatamente a valle l'inserimento nell'ambito del programma di manifesta, con appunto una mostra importante nel settore dell'urbanistica, e dopo ancora oltre, guardando in particolare a questi lavori che si stanno completando sul cosiddetto terzo stralcio, una nuova parte espositiva rivolta proprio alla etnoantropologia in collaborazione con la Fondazione Buttitta. E allora ecco che si completa il ciclo, no? Quindi formazione, ricerca, terza missione, museale, esposizione, esposizione a 360 gradi, archeologia industriale, etnoantropologia. Il polo museale dell'università oggi si arricchisce di un altro tassello importante, il mulino Sant'Antonio. Io credo che si arricchisca la città, oltre alla nostra università, di questo mulino straordinario, che è un orifizio storico di una bellezza assolutamente unica. Quello che noi facciamo qui oggi è celebrare la grandiosa cultura del grano. Non è una cosa che appartiene alle scienze agrarie, ma appartiene alla cultura mediterranea sensu lato. Noi oggi siamo qua con gli antropologi, i linguisti, noi agronomi, i meccanici, tutti a raccontare che cos'è stato e che cos'è ancora il ciclo del grano in Sicilia. Il museo si arricchisce di una serie di manufatti che abbiamo insieme alla Fondazione Buttitta messo qui, e insieme ad altre cose, i pani storici, le farine, e noi mostreremo, spero, ai ragazzi, il più possibile, a chi vuole capire quali sono le nostre radici culturali, che cosa significa il grano e la cultura del grano e del pane per la Sicilia. Un tempo si diceva
si usava il termine companatico e questo significava la centralità del pane nell'alimentazione. Buscare su pane significa guadagnare e non era un modo di dire, si faceva esattamente questo, si mangiava essenzialmente pane. Noi questo vogliamo raccontare, vogliamo che soprattutto i più giovani si rendano conto di quali sono le radici culturali della loro alimentazione di oggi. La mostra espone non solo strumenti dell'epoca, ma anche registrazioni audio e video. Sì, questa mostra è composta da più elementi. Ci sono le immagini di Gaetano Pagano, che sono degli anni 70, poi ci sono i contributi del professore Bonazinga sulle ricerche di Elsa Guggino, sono i canti che sentiamo in sottofondo, e poi ci sono delle riprese video che sono a cura di La Bruna, e documentano le fasi della raccolta del grano. Le immagini fotografiche invece raccontano proprio dall'aratura fino alla battitura, quindi alla raccolta, quindi il ciclo è completo attraverso il contributo iconografico e gli oggetti che l'accompagnano. Il ciclo del grano è la base della nostra storia, ricostruisce proprio il tempo scandito dalla vita dei contadini, e quindi è un momento molto importante. Nell'ultima fase della parte della mostra, e poi si parla proprio delle farine, di come sono trattate, e poi della panificazione. Anche lì poi ci sarebbero molte cose da dire, perché nella panificazione si declinano in modo diverso in tutta la Sicilia, sia come tipologie di pani ma anche come pane sacro, che viene normalmente utilizzato durante le feste cerimoniali, e quindi hanno anche delle forme come i pani di San Giuseppe, i pupi con l'uova, quindi sono pani che hanno una storia sia nell'arco dell'anno che in quel periodo preciso, che è la scadenza del santo, al quale si ringrazia.